prendi un po' di cemento che andiamo a costruire una casa. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state ragazzi? Io molto bene, anche perché oggi mi sono data alla costruzione di case in cemento. Una nuova imprenditoria si sta affacciando nel mondo dell'abusivismo, quella della creatività su Arte per te. Oggi infatti faremo insieme delle bellissime casette in cemento adatte per qualunque cosa voi vogliate. Potete usarle come fermalibri, come fermaporta, come ambientazioni particolari per il Natale che si sta avvicinando, per creare dei piccoli villaggetti autunnali. Insomma, un oggettino di design versatile e carinissimo che si fa in 4 e 48. Prima di spostarci sul piano da lavoro, però, vi ricordo che vi aspetto tutti in libreria con il Ricettario dell'Arte, il mio libro dedicato ad una raccolta di ricette omnicomprensive per creare da soli tutti i materiali dell'arte e del restauro. Vi aspetto anche su tutti i miei canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa su YouTube, e su Facebook con Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Naturalmente vi aspetto anche su tutti gli altri social, Instagram, TikTok, dove volete trovate Arte per te. Mi raccomando, adesso basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro, e se vorrete chiacchierare un altro pochino con me vi aspetto subito dopo le foto a fine video. Ed ecco l'occorrente per fare le nostre casette in cemento. Quest'anno edilizia abusiva come se non ci fosse un domani. Vedete sul piano da lavoro i miei occhiali, perché sono una parte importante di questo lavoro. Io userò gli occhiali perché, ahimè, l'età me lo impone. Ma voi, se siete giovincelli e non avete problemi di vista, procuratevi un paio di occhiali da schermatura per polveri irritanti. Sono degli occhiali in plastica trasparenti che vi proteggeranno gli occhi. O in alternativa, sapete, una di quelle visiere che si usava per il Covid? Va benissimo lo stesso. Ci servirà anche una mascherina, usiamola per proteggere le nostre vie aeree. Quindi proteggiamoci bene quando la usiamo e utilizziamo anche dei guanti per le nostre manine, perché è molto irritante. Quindi queste tre compendi sono necessari per proteggere la nostra salute. Del cemento, io del cemento a presa rapida perché voglio sbrigarmi e farvi vedere. Come vedete, voglio attenzionarla questa cosa, il cemento ha questi due simbolini, quindi mi raccomando, utilizzate sempre la protezione. Una parte di cemento è un quarto della stessa parte di acqua, per intenderci, un chilo di cemento e 250 grammi di acqua, ok? Questa è la proporzione. E poi ci serviranno acrilici e pennelli per dipingere le nostre casette. Poi ci serviranno dei contenitori di bibite. Io ho qui le bevande vegetali, che siano così squadrati, ma cioè possono essere di tutte le forme che volete, perché le case possono esistere di qualunque forma. Io ho anche questi piccolini, una matita, dello scotch di carta, un tagliabalza e delle forbici e un righello. Come utensili, una pentola, un recipiente che non usiamo per altro che non siano i lavori di creatività, e come vi dicevo prima, dell'acqua. Io ho anche il bilancino per fare il giusto compromesso tra polvere e liquido. Come prima cosa decidiamo l'altezza che vogliamo dare alle nostre casette. Le farò di 16 cm. Varierò le altezze, quindi ne farò una da 16 cm, una da 15 cm, magari in modo da alternare appunto le altezze. Arrivati a questo punto sarà facile congiungere anche i laterali, congiungendo i punti che sbordano a destra e a sinistra. E tagliamo questa parte. Tagliamo anche la base, perché non ci serve. Quello che avremo a questo punto sarà questo. Dobbiamo ricavare il nostro spiovente. Io voglio che il tetto abbia un'altezza di 6 cm, quindi punto 6 da una parte e poi faccio la stessa cosa anche dall'altra. Prendo il centro e unisco il triangolo ideale.
A questo punto ritaglio non toccando le sponde laterali, tolgo soltanto i triangolini al lato. Ecco qua, quello che deve rimanere in mano è questo, da questa parte, e facciamolo anche da quest'altra parte. A questo punto facciamo, senza comunque tagliarlo, mi raccomando, un piccolo segno qui, alla base, all'altezza del punto più basso del nostro tetto, da una parte e dall'altra. Ok, e adesso spingiamo in dentro questa parte, da una parte e dall'altra, così. Apriamo la nostra casetta in questo modo e con lo scotch carta fissiamo bene gli angoli. Arrivati a questo punto, saldate bene gli angoli, perché quando faremo la colata di cemento saranno sottoposti a un grande sforzo, quindi fate in modo che reggano. Preparo 1,5 kg di cemento con 350 g di acqua, il rapporto è sempre 1/4 di acqua. Mescolo velocemente bene, questo cemento ha 3 minuti di tempo prima di fare presa. Quindi inserisco all'interno della mia cassaforma e batto per far eliminare qualsiasi residuo d'aria. A questo punto tiriamo fuori le nostre casette e vediamo cosa ne viene fuori. Oh, che carina, che carina! Molto, molto carina. Con un tagliabalza, per ora che è semifresco, rifiliamo il fondo. Se posso darvi un consiglio, vi consiglio di non utilizzare, come ho fatto io, il cemento a presa rapida, o gesso o cemento normale. A questo punto dobbiamo creare con il nostro tagliabalza, grattando via il portoncino. Sarà molto semplice grattare via e voilà, l'uscio è fatto. Con un pennello tiro via bene tutta la polvere. Io farò le aperture soltanto sul davanti, lascerò il dietro senza niente, perché la mia è giusto una casetta decorativa, un fermaporta, quindi non mi interessa che abbia nulla. E adesso passiamo alla pittura. Mettiamo del bianco acrilico, che è sporco appena appena, con una punta di ocra, per dare un tono un po' invecchiato al mio bianco. Così dipingiamo tutta la nostra casetta, diamo l'intonaco, la 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 la. Nel frattempo prepariamo un rosso, eccolo qua, il color mattone è arrivato. Non è bellissimo saper riprodurre i colori, cioè avere un colore in testa e saperlo rifare? La massima libertà creativa, no? Vi prometto che presto lo insegnerò a tutti voi. Parola di Ombretta, saprete fare qualunque colore desideriate. Adesso con questo bel color mattone faccio il tetto della casina. Dapprima do una base liscia, così, su tutto omogenea. E lasciamo asciugare la prima base. Dopodiché, partendo dal basso, faccio la seguente. Tac, tac, do dei colpi di pennello e tiro su. E movimento così l'andamento del tetto.
voilà, guardate che carina. Lasciamo asciugare il tutto ben bene. A questo punto mettiamo la nostra casina in favore di videocamera, perché dobbiamo andare adesso a dare dei toni un pochettino più profondi. Prendo un marrone, nel mio caso è un terra di Siena bruciato, e un po' di nero e mischio. Prendiamo un pennellino piccino picciò, armiamoci di un tovagliolino di carta e immettiamo il nostro bruno così formato all'interno delle aperture, quindi l'uscio, le finestrelle. Il tovagliolino ci serve in caso strabordassimo, quindi subito puliamo il tutto. E adesso passiamo anche a contornare e a creare delle finte ombre, quindi sotto al tetto mettiamo così, poi bagniamo il pennello, puliamolo bene e tiriamole giù. Sporcando anche un po' la casina, e così prende un aspetto più vissuto. Adesso facciamo l'invecchiamento su tutti i lati. Ed eccola qua la nostra casetta, bella e pronta. Voi la vedete più rossiccia di quello che effettivamente è. In realtà i miei toni non sono così caldi come li vedete voi in video, ma vi faccio le foto che siano più veritiere possibili, così possiate goderne appieno la coloritura. Vedete, tutta sgarupata da tutti i lati. Proprio una casetta autunnale barra natalizia. Potete usarla per Halloween, per Natale, per decorare l'autunno, per decorare la casa d'inverno, insomma in 10 milioni di modi. Sotto l'albero un bel villaggio, oppure un bel villaggio autunnale, oppure dei fermaporta o dei fermalibri sulla libreria a destra e a sinistra dei libri. Sbizzarrite la creatività e create il vostro villaggio con le casette di cemento. Lasciatemi tanti commenti sotto il video, pollice in su, condivisione, e ci vediamo dopo le foto per chiacchierare un altro pochino dell'abusivismo edilizio. Ciao! Troppo graziosa la nostra casetta, davvero carina, bella, pesante, bellissima come fermaporta. Io l'ho creata con questo intento, però Enzino, appena l'ha vista, mi ha chiesto di farne due per fare da fermalibri sulla sua scrivania, perché sono veramente graziose anche come fermalibri. Ma immaginatele contornate da delle lucine di Natale ad ambientazione del vostro albero. Insomma, è un oggettino che può accompagnarvi tranquillamente per tutto l'anno, caratterizzando di creatività e carineria il vostro ambiente domestico. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su, fatemelo capire, e fatemi capire se vi piacciono questo genere di video. Magari con un commento scrivetemi cosa vorreste realizzare per i prossimi video, magari sempre con questa tecnica. A me non rimane che salutarvi, rimandarvi al prossimo video creativo e mandarvi un bacio e ringraziarvi sempre per l'affetto che mi dimostrate. Vi do appuntamento anche sui corsi di Arte per Te, che sono cominciati. Vi aspetto al corso di disegno, al corso di acquerello, al corso di tecniche pittoriche, al corso di critica e interpretazione dell'arte e
è al corso di pittura ad olio. Naturalmente c'è anche il corso di iconografia. Se vorrete aggiungervi in corsa, vi aspetto tutti. Contattatemi tramite messaggio privato su Facebook e vi verranno date tutte le informazioni. Intanto trovate in info box il video che vi spiega per filo e per segno come iscrivervi ai corsi di arte per te. Non mi rimane che salutarvi, vi do appuntamento sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!